Buon sabato amici, eccoci qui per spacchettare un gadget veramente interessante, o almeno sulla carta mi pare possa esserlo, ed è per quello che lo voglio presentare. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che se ancora non l'aveste fatto, bam, iscrivetevi a questo canale, mettete un bel mi piace a questo video, a tutti quelli che recupererete, ed attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Cosa che ogni volta vi dico potete fare anche dove? Dai, dai, lo sapete? Vediamo dove arriva la freccia. Bam, qui sotto, elencato nella descrizione del video, trovate tutti i link a tutti i nostri social, compresi quelli della Vale, che è la mia socia, il giovedì su BOM! Chiacchiera Fumetti, il nostro canale Twitch, Instagram e TikTok, dove il giovedì o la domenica, ogni tanto la domenica, insomma, il giovedì a partire dalle 21 e la domenica a partire dalle 10-10.30, vi intratteniamo per due rette buone, insomma, parlando di argomenti geek e nerd su Twitch e contemporaneamente su TikTok. Prossimamente vedremo anche YouTube qui in live direttamente, ma ci stiamo ancora attrezzando, dobbiamo capire alcune cose. Naturalmente, bom, basta, voglio andare a spacchettare e non voglio tediarvi ulteriormente. Pertanto, sigla! Ragazzi miei, secondo me Bandai qui ha veramente fatto un prodotto che è vero che il costo è un po' alto, ma credetemi è qualcosa di di caratteristico per il mercato giapponese, che riguarda un po' questo tipo di giocattoli fatti appositamente per diciamo sono delle linee posta che si occupano naturalmente dei robot simili kaiju, o dei kaiju che dir si voglia, di Ultraman, di Masked Rider, Kamen Rider e via dicendo, e non poteva essere altrimenti il fatto di avvicinarsi nella stessa identica maniera anche al mitico kaiju numero 8. Boom, vabbè, lo sapete già dal titolo e dalla presentazione, ma ragazzi miei, Che cos'è? Fondamentalmente ci sono delle linee, vedete che è molto, poi lo vedremo con mano. In Giappone ci sono dei negozi, a Chiabara ma anche da altre parti, dove in quella plasticaccia veramente un po' gommata o un po' esageratamente rigida vengono in qualche modo stampati, ma più che altro per collezionarne centinaia di migliaia, tutti i vari mostri kaiju e che la fantasia dei vari grandi diciamo designer giapponesi crea, e poi ci sono anche delle linee fatte da artisti particolari, ma questo è un altro paio di maniche. Kaiju numero 8, scusatemi, number 8, è fondamentalmente un fumetto e un anime che è meraviglioso, ok, come lo è il fumetto, che parla appunto di kaiju, e lui, il protagonista, è fondamentalmente un kaiju sotto certi aspetti, anche se per vari motivi non diciamo è ancora umano, punto interrogativo. No, se no vi spoilerò un casino di cose, magari non avete ancora visto l'anime o letto il manga soprattutto. Cosa troviamo all'interno? Come sempre l'ho già tirato fuori, nulla di particolare dal punto di vista, cioè a parte la scatola che è comunque molto bella, fatta bene, trovate, boom, eccolo qua, lui, Kafka. E vedete, cioè è la classica, no questo non si, scusatemi, è la classica figurona di plastica molle, ok, molle, è rigida ma vuota dentro, a cui potete muovere solo le braccia e una parte del busto, neanche la testa, neanche le mani, neanche i piedi, neanche le gambe, niente. Sono quei giocattoli per bambini, ma fatto in un contesto naturalmente che deve ricordare a noi adulti, soprattutto al popolo giapponese che è ghiotto di questi gadget, eccetera, eccetera, questo tipo di interpretazione. Ed è fatto veramente bene, ragazzi, guardate anche solo le colorazioni, vediamo, oh voilà. Guardate che bello, cioè non ha sbavature, non è una di quelle linee Bandai Bass Presto che ogni tanto ha. E a parte questo, che la linea di congiunzione si deve vedere, no? Come quella della spalla, perché sennò allora è inutile. Guardate anche il volto, guardate che roba. No, è fatto veramente bene, ragazzi. Cioè, è un prodotto da... Certo. 50 euro più o meno sono tante, lo so, sono tantissime per una roba del genere, però dovete buttarci dentro tutta la
il concetto che sta dietro a questo prodotto, secondo il mio parere, un concetto che vi deve portare appunto a vedere, a valutare, a vivere questo gadget come è una sorta di replica di quello che potrebbe essere se Kaiju fosse in queste linee di giocattoli che richiamano appunto i vari Godzilla, Mothra, Gamera e via dicendo, insomma, e non solo. È veramente, veramente, veramente bello. A me piace, cioè, è una di quelle cose per cui spendo volentieri questa cifra. Guardate anche qua che bella la spina dorsale con appunto gli spuntoni, vi dicendo. Spendo volentieri questa cifra, ma sapete perché? Perché mi piace di più, magari una... Certo, nel senso, ne metti altri 50, prendi, secondo me anche di più, prendi una statua di Good Smile o qualsiasi altra azienda, con la base, gli effetti e tutto quello che volete, ma si perde l'occasione di comprendere e capire, di ritornare come sempre un po' indietro nel tempo, un po' bambini. Boh, a me piace, boh, basta. So che sembra stupido perché sono qua sempre a fare il sofistico su alcune cose e poi dopo magari mi prendo estremamente bene per questa. Certo, magari qui ci potevano essere degli effetti di colore differenti, ma non perdeva il significato del gadget che è. È un gadget che sicuramente, personalmente, io lo farei pagare, boh, dalle 27 alle 35, 36, 38, non certamente il prezzo che costa. Però, credetemi, secondo me è congegnato veramente bene. Ahimè. Guardate, non so, mi pare che gli sconti siano già finiti, se no lo potevate prendere, ne avevamo qualcuno, con il 40% di sconto per il nostro compleanno, maggio. La fumetteria ha fatto il compleanno e quindi, insomma, abbiamo fatto una operazione di promozione dove andavamo a fare il 40% di sconto su tutti i prodotti Bandai Banpresto e Furyu. Quindi questo lo potevate prendere al 40%. Ed è il prezzo... sì, è il prezzo giusto, sarebbe stato il prezzo giusto, ecco, col 40% secondo me era il prezzo giusto, perché è giusto, dove c'è da criticare, critico, poi noi, ahimè, ce li danno da vendere a un determinato prezzo e li mettiamo a quel prezzo, quindi non siamo noi come nei fumetti, il fumetto costa 8, è 8. Comunque sì, ragazzi, ultimo giro, ultima corsa, io lo trovo veramente squisito, questo grandissimo Kafka Ibn in versione Kaiju numero 8, e trovo meraviglioso il fumetto, trovo meraviglioso l'anime, trovo meraviglioso lui in questa versione molto giocattolo, molto giocattolosa, molto per bambini, e io lo sono e quindi me lo porto a casa. Andiamo ai saluti. Questo Kaiju, che bello, che bello, che bello! Ahimè, peccato il prezzo di partenza, mettiamola così, dai. Però sono quelle cose talmente particolari, l'avete visto anche voi, che vabbè, ci sta, nel senso, non possiamo pensare che possano costare, soprattutto adesso che è aumentato tutto, il solito disco, che palle, mamma mia, basta. Ragazzi, vi aspetto in fumetteria, è sabato e quindi 10:01, 3:30, 7:30, via Antonio Stoppani 75, 28, 131, Serigno, Monza e Brianza, Lombardia, Italia, Europa, mondo e universo. E se non siete della zona, ahimè, ma sapete che queste cose ce le chiedete, e se ne abbiamo ancora vi creiamo un'inserzione personalizzata sul nostro portale, voi pagate con tutta la sicurezza del pagamento appunto attraverso PayPal e riceverete a casa tutto quello che vorrete. Se no, se avete una fumetteria vicino a voi, andate dalla fumetteria vicino a voi, ci sta, ci mancherebbe altro. Se però quella cosa non ce l'ha in quel momento e noi ancora, se avete voglia, noi lo facciamo più che volentieri, lo sapete, è il nostro lavoro. Basta, io vi mando un abbraccio virtuale, vi auguro buono spacchettamento e buona lettura e vi aspetto appunto almeno in un nuovo video. Ciao!